Da Radio Circuito 29, l'appuntamento dalla parte dei consumatori. Cari consumatori, stamattina ci occupiamo di rincari all'interno delle bollette. Lo facciamo con Feder Consumatori e con Paolo Tazzini. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, spieghiamo un po', quanto incideranno questi rincari sulla vita di ciascuno di noi, prima di tutto, e poi quali sono? Moltissimo, moltissimo, perché il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas ha avuto dei rincari notevoli. Diciamo che il gas da ottobre del 2017, che costava all'ingrosso 19 cent, adesso è arrivato a settembre 2018 a 28 cent, quindi cioè abbiamo un 30% di aumento sul prezzo dell'energia pura. E per quanto riguarda invece l'energia elettrica, anche lì il costo all'ingrosso, che a gennaio era 4,9 cent per kilowatt, è arrivato a 7,6 cent per kilowatt a settembre 2018. Quindi potete capire bene che questa voce dell'energia prima è rincarata di quasi il 30% in pochissimi mesi, diciamo in 8-10 mesi. Ciò inciderà sulla bolletta globale, non chiaramente nella misura del 30%, però pro quota, perché l'energia, diciamo che è un terzo di quello che è il valore della bolletta, quindi almeno un 10-15% d'aumento ci sarà. Oltre a questo poi dovremo aggiungere anche gli aumenti che sono previsti per quanto riguarda la gestione e il trasporto dell'energia, che sono già stati, diciamo, deliberati dall'ARERA, che sarebbe l'autorità per quanto riguarda l'energia. Quindi certo, aspettiamoci delle bollette più salate per il prossimo inverno. Allora, saranno bollette più salate, a questo punto si può correre in qualche maniera ai ripari, ad esempio cosa si può fare? Si può chiedere un aiuto, si può, beh, chiaramente consumare meno poi alla fine. Esatto. Allora, per quanto riguarda coloro che hanno un reddito ISEE inferiore agli 8.140 euro annui, hanno diritto al bonus e quindi avranno delle agevolazioni sotto questo profilo. Per quanto invece riguarda coloro che non rientrano in questa fascia, comunque noi consigliamo vivamente di stare attenti e di risparmiare il più possibile. Per esempio, cercare di non tenere alto il riscaldamento in casa, per ora non ce n'è ancora bisogno perché il tempo è minuto, certo, però poi verrà anche il freddo. Perfetto. Per quanto riguarda l'energia elettrica, cercare di evitare gli stand by, di evitare magari di accendere il forno troppo spesso, gli scaldavanni elettrici, di utilizzarli proprio in indispensabile. Ok. Va bene, allora a questo punto io ringrazio il dottor Paolo Tazzini di Feder Consumatore, al quale auguro una buona giornata e naturalmente un buon lavoro. Buongiorno a tutti.